C'erano i vertici delle quattro ASL e i responsabili della gestione dell'emergenza sanitaria Covid al tavolo tecnico convocato da Nicoletta Verì nella sede pescarese dell'Assessorato regionale alla Sanità per fare il punto sulla necessaria unificazione delle procedure di presa in carico e assistenza dei positivi al virus alla luce dell'importante incremento di contagi che si registra ormai da diverse settimane. La riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera si avvarrà di percorsi dedicati ai positivi che accedono in ospedale per altre patologie, mentre l'istituzione di un numero di telefono unico in ciascuna ASL, operativo 24 ore e dedicato ai medici di medicina generale, servirà ad attivare tempestivamente le cure dei pazienti più gravi, come spiega Nicoletta Verì, assessore regionale alla sanità. Abbiamo dato delle risposte importanti, ossia abbiamo messo in atto un modello organizzativo proprio sull'assistenza territoriale, che è importante e fondamentale proprio per evitare gli accessi impropri che ci sono a pronto soccorso degli ospedali. Spesso ricoveri non necessari, ma il nostro intervento è stato finalizzato proprio per garantire quelle cure, quelle assistenze ai pazienti asintomatici, in modo particolare anche a coloro con sintomi lievi. Abbiamo organizzato un nuovo modello, chiameremo non i modelli delle USCA, ma un modello di coordinamento, dove a questo modello saranno presenti, lavoreranno sia i medici di medicina generale, sia i medici che hanno aderito, hanno risposto in maniera positiva al poter continuare a svolgere il proprio servizio, sia quei medici delle USCA che hanno di nuovo rinnovato il contratto. È importante poi un modello fondamentale, omogeneo per tutta la nostra regione. Sarà anche istituito un numero unico in ciascuna ALS, un numero attivo 24 ore a disposizione dei medici di medicina generale per dare proprio delle risposte adeguate. A questo numero risponderà un medico che fornirà quella che è la necessaria consulenza, ma soprattutto andrà ad attivare un percorso assistenziale ambulatoriale dove potranno eseguire quelli che sono gli esami principali. I pazienti potranno avere un'ecografia, potranno avere una visita pneumologica, gli esami del sangue, ma soprattutto sarà possibile eseguire le terapie con gli antivirali. Sono previsti in questo modello anche dei team mobili per assicurare le visite domiciliari ai non deambulanti. Quindi alla fine di questo percorso si deciderà se il paziente dovrà essere ricoverato oppure dovrà essere rimandato al proprio domicilio. Un'assistenza importante, tempestiva, a quella che è un'emergenza che dovrà avere risposte prevalentemente sul territorio.